Sconosciuto a lungo alla ricerca archeologica, l'insediamento rupestre di Vallone Canalotto sale agli onori della cronaca solo alla fine degli anni 90, quando, su segnalazione dell'allora sindaco di Calascibetta, l'Archeoclub di Enna effettua una ricognizione dell'area, mettendo in luce l'importanza di questo luogo, noto soprattutto ai lavoratori della forestale, che in quegli ampi aggrottati si riparavano dalle intemperie, e conosciuto dai pastori della zona come Mannari da Casa Omascio, o Casa del Mastro, nome della contrada in cui si trova il sito archeologico. La parola Mannara si riferisce invece a un luogo di allevamento, spesso in grotta, soprattutto di ovini, ancora comune in Sicilia. Il villaggio nella roccia si svela invece, poi in tutta la sua straordinarietà, suscitando grande interesse.